Buongiorno a tutti da Chiara. Vi presento le iniziative di gennaio all'Informa Giovani. Dall'11 al 19 gennaio si terrà il secondo forum delle politiche sociali Tutta la Milano Possibile. In particolare vi segnaliamo che l'Informa Giovani ospiterà martedì 15 gennaio alle ore 12 la presentazione del progetto pilota Sportello Seconde Generazioni, dedicato ai figli di migranti e residenti a Milano. Milano per lo spettacolo, stagione teatrale 2012-2013. 24 spettacoli per chi non sempre va a teatro. È un'iniziativa a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Presso la nostra sede potrai ritirare il coupon che andrà presentato alla biglietteria del teatro e permetterà l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto di 3 euro. Mediterranea 16, Ancona 2013. Gli errori sono ammessi. È un evento internazionale che si svolge ad Ancona dal 6 giugno al 7 luglio 2013 e che prevede la partecipazione di oltre 250 artisti. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni 2 anni in una città diversa del Mediterraneo, concentrandosi sui giovani artisti e creatori attraverso una rete internazionale con più di 70 membri e partner provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa, che con il loro sostegno rendono possibile l'evento stesso, garantendo la partecipazione degli artisti. È uscito un nuovo bando di dote comune. Questa volta sono a disposizione 140 doti all'interno dei comuni della Lombardia della durata di 12 mesi e rivolti a giovani dai 18 ai 35 anni. È un progetto che prevede un impegno di 20 ore settimanali e un rimborso spese forfettario di 300 euro mensili. Giovani volontari protagonisti di cambiamento. È un bando per l'erogazione di un contributo per l'organizzazione e la realizzazione di un evento di promozione del volontariato giovanile da parte di associazioni o gruppi informali giovani promosso dal Comune di Milano. Direzione centrale, sicurezza urbana e coesione sociale. La finalità principale dell'evento dovrà essere la promozione dei valori del volontariato. CSV è disponibile a fornire consulenze sulla stesura dei progetti. L'associazione IAP Italia cerca un volontario per il progetto di servizio volontario europeo in Francia, alle Seix, Vienne, 90 km da Grenoble. Il progetto prevede la copertura dei costi di assicurazione, vitto, alloggio, pocket money mensile per il volontario o la volontaria di 125 euro e il 90% delle spese di viaggio di andata e ritorno. I requisiti richiesti sono essere realmente motivati e consapevoli del fatto che il progetto si basa sul lavoro manuale e vita collettiva in una zona rurale isolata lontano dalle città. Per il mese di gennaio è tutto, grazie, alla prossima.